Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video, benvenuti sul nostro canale. Oggi vi proponiamo un format già visto mille volte sul nostro canale, ovvero le sfide tra i supermercati, questa volta Lidl versus MD, quindi più che supermercati in realtà discount, però in versione bakery, perché come saprete in quasi ormai tutti i supermercati barra discount c'è la parte della bakery, ovvero del pane e della diciamo cose un po' più sfiziose, sia dolci che salate. Non proprio tutti i supermercati ce l'hanno, magari quelli più piccoli no, però noi siamo andate all'MD e al Lidl perché entrambi avevano appunto la bakery. Prima di iniziare io ci tengo subito a dire, ragazzi, onestamente a livello, parliamo esclusivamente di varietà, okay? A livello di varietà al MD c'era la metà della roba che al Lidl, sì. Questo è da dire, comunque è un po' noiosetto, nel senso che avevano proprio poche proposte all'MD, quindi questo poi quando daremo insomma il giudizio finale, a prescindere dai gusti, comunque sarà da tenere conto. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e noi iniziamo subito questa sfida. Tra l'altro sono le 10 del mattino, noi non abbiamo fatto colazione, quindi secondo me iniziamo con un bel cornetto. Apriamo i nostri cornettazzi. Allora, non vi abbiamo detto che abbiamo preso quello alla crema di nocciola. Esatto, proprio per il fatto che all'MD c'era comunque poca varietà, almeno nell'MD dove siamo andate noi, e poi magari non è così in tutta Italia, non lo so. Però abbiamo preso cose molto molto classiche, così eravamo sicure appunto di trovarle. Esatto. No? Cornetto alla crema di nocciole dell'MD, eccolo qua. E ve lo metto vicino, va? Sì. Così li vedete insieme. Questo è il Lidl, ma scusa, è una mia impressione, è molto più grande. Ha voglia. Guardate ragazzi, cioè sì. Scusate, sembra il doppio. Eh sì, prezzi. 0,55 il Lidl, 0,79 MD. Insomma, c'è un pochino di differenza, sì. Onestamente. È da dire. Comunque due prodotti sicuramente economici. Sì. Allora, sicuramente tutto quanto è più buono un attimo scaldato, sì, però va bene così. Duro. Questo è duro. Mamma mia. Cioccolato c'è. Quello del Lidl è molto più morbido d'impasto, ha tanta cioccolata in più, che quindi ovviamente lo rende migliore. Sì, infatti, perché questo è da 3 ore che mangio, ma non... La cioccolata del Lidl è più cremosa. Questo è un toccone. Questo alla mia destra, ok, è l'MD. Questo è Lidl. Guardate come sono dentro. Cioè, io penso che si nota. Guarda. Cioè, questo è totalmente ammassato. Cioè, è duro. Questo proprio. È morbido. Al gusto non è cattivo. Non è cattivo. Però si vede che è fatto meglio quello del Lidl. No, il gusto si salva. Quindi, sì. Comunque. Sì. Va bene. Diamo dei voti o diamo solo il vincitore? Sai che facciamo? Mm-hmm. Diamo il vincitore e poi il voto a uno e all'altro. Okay. Allora ragazzi, qui il voto adesso, mi raccomando, ovviamente è tenendo in considerazione che stiamo parlando di sì. cornetti del discount, non di andare in nella migliore pasticceria in Francia o a Milano, sì. non so dove, sì. ok? Quindi non è che se adesso uno dà un 9 vuol dire che è il miglior cornetto della nostra vita, ma che è un buon prodotto per rapporto qualità-prezzo del discount, semplice proprio. Per dove lo stai comprando, esatto. Ovviamente. Allora, c'è da tenere conto comunque che costa 20 centesimi in più quello dell'MD, okay. E assolutamente non li vale in più del Lidl, no. Per quale motivo? Cioè, magari al contrario. Magari essere. Al contrario, capito? Sì. Quindi già quella è una penalità. Quindi qua a prescindere proprio vince no, il Lidl. Ma in ogni caso vince il Lidl, sia per la bontà, sia per il prezzo, sia tra l'altro è più grande, la crema è migliore, quindi sicuramente vince il Lidl. Sì. Voto 7,5. 7,5 al Lidl. Lidl e 5,5 MD. Sotto la sufficienza? 6, dai, è buono. Sì, ok, è buono. 6.
6 e 7 e mezzo. 6 e 7 e mezzo, perché pure quello del Lidl non è entusiasmante. Vero. MD si becca un 6 perché sì, ha troppi difetti. Allora ragazzi, per il secondo taste di oggi abbiamo preso la focaccia bianca, un classicone direi, e questa volta ho in mano io l'MD. Chiara invece ha la focaccia bianca del Lidl. Allora, sono molto diverse, adesso le tiriamo fuori. Allora, ragazzi. Oh, stavo dicendo, questa sa di focaccia della panetteria. Sì, sa questa... di olio. Di che sa? Questa sa di... di chimico. Di lievito. Allora, ragazzi, sono mega diverse. Ve le avviciniamo, questa è MD e quella di Chiara, appunto, è Lidl. E anche qua, per i prezzi, siamo messe come prima, ragazzi. Perché il Lidl, che sembra molto più... genuina, diciamo così, nel senso, a vederla sembra da panetteria, anche soprattutto all'odore che sa di olio. Questa 0,89 centesimi, okay. MD 1,09 euro, quindi vabbè, comunque non è poco, sono 99, 20 centesimi. Sono 20 centesimi di differenza. Sì, allora io adesso taglio e così. Ok, allora MD è quella sopra, ragazzi. Lidl è quella sotto e già lo vedo. Sì. Quanto è più... Ma sbaglio o MD è tutto ammassato? È tutto ammassato. Non è... cioè questa è sofficissima, morbida. Questa ti questa... rimane in gola. Proviamo, dai. Io provo MD. Ok, io Lidl. Via. Cin cin. Acqua. Io non dico niente fino a che... non giriamo. Mm-hmm. Io so cosa dire. MD non mi piace tantissimo di gusto in confronto al Lidl. Quella del Lidl mi piace molto di più, è molto più oliosa, sa più di focaccia. Questa ha un sapore che non mi ricorda la focaccia, sinceramente. Tipo un pane lievitato. Sì. Però devo dire che sono ammassate tutte e due, cioè non l'ho sentita molto soffice, quella no, del Lidl. Più soffice dell'MD, insomma si vede che è un prodotto da supermercato. Comunque a me è piaciuto molto che quella del Lidl ha un po' quelle note di salato sopra, sì, che comunque gli danno quella spinta, no? In confronto all'MD che è proprio... piatta. L'MD è piatta, cioè ogni morso ha lo stesso gusto. Secondo me quella del Lidl è anche più salata perché ha più olio. Comunque l'olio dà sapore, è più saporito, no? Comunque, no? E anche qua, guardate, la differenza di grandezza. Quella sopra è MD e quella sotto è Lidl. Anche la seconda sfida, salata, vince... Euros... Ok, anche per la seconda sfida vince Lidl a questo punto, e adesso diamo i voti. Io a questa, come prima, 6. Sei categorico, sai, proprio 6. Come andata così. No, potevi fare molto. Potevi meglio. Fare di meglio, sicuramente. Diciamo, i voti sono fino a 10, prendi 6. Insomma, vabbè. Potevi studiare meglio, sicuramente. MD potevi applicarti di più, non ti sei applicato bene. E invece il nostro amico Lidl? Beh, è molto buona, sì. Non è perfetta, sì. Costa 89 centesimi, comunque, 8. Insomma, sì, secondo 8. Me se lo prende, 8. Perché questa qua la tagli, sì, in mezzo, la fai ripiena, insomma, comunque tanta roba. Ci sta. 8 e 6. Ci siamo scambiate di nuovo, adesso io ho il Lidl tra le mie mani, vediamo se anche con questo bombolone, che in realtà entrambi chiamano Kraffen, con la crema, vediamo un po' se avrà la meglio il Lidl o l'MD. Intanto diciamo i prezzi, il mio bombolone MD 0,69, Lidl 0,55, anche qui più economico il Lidl. Sì. Qui devo dire è più bello quello dell'MD. Vero? Sì. Vero? Esatto. Questo è MD e quello di Lucrezia è Lidl. Ok. Vediamo. Allora, aspetta. Oddio, che apro anche questo. La crema nel supermercato mi sono mette un terrorizzata. Po' di angoscia. Beh, un'altra cosa. Allora, guardate ragazzi, questo di mio è Lidl, quello di Chiara è MD. Sono totalmente diversi. Infatti, vado? Sì. Alla fine è buono. Ok, ti passo questo. Sì, perché non mi rendo conto.
Una crema. Scusa, la crema dell'MD non è buona, no. Proprio. È stranissima. Sa di poco. No, ma è proprio strana. Stavo dicendo, quella del Lidl non mi piace perché è troppo spessa, troppo tipo gelatinosa. Mm. Però il gusto è buono. Quella dell'MD ha un gusto strano. Non la trovo sgradevole. Io tanto. Non sono soddisfatta. Né di uno né dell'altro. Quello del Lidl non mi piace l'impasto. Assaggio l'impasto da solo, senza crema, non sa di niente. Poi un po' ammassato. MD è migliore sull'impasto. Mm. Io questa volta preferisco MD. Quello dell'MD, secondo me, sembra molto il bombolone, tipo come lo fanno a Roma. Cioè, sembra più un bombolone nel senso... Vero. Sì, più tipo stile italiano. Mm-hmm. Invece quello del Lidl sembra più una versione internazionale, nel senso sì. Magari come trovi un Krafen, no? Mm-hmm. Non mi dà idea di bombolone italiano in confronto proprio di gusto. Mm-hmm. È proprio l'impasto che è diverso. No? È un supermercato che c'è in tutta Europa, ha comunque dei prodotti più internazionali. Invece l'MD si vede che è un prodotto italiano, sì, no? È vero. Non che sia migliore o peggiore, diciamo è un'osservazione. Mm-hmm. Hanno tutte e due dei difetti. Sì, un po' troppi. Un po' troppi. Però chi facciamo vincere tra i due? Regaliamo un punto MD. Sì. Secondo me è un po' meglio stavolta di Lidl. Sì, a me non è piaciuta la crema, però magari era una cosa personale. Non è che quella del Lidl fosse eccezionale, no, che dici? No. E per quanto riguarda i voti darei un 6, 6 e mezzo. Ok ragazzi, ci siamo. Mi raccomando, lasciateci un bel like e passiamo all'ultimo assaggio di oggi. Pizzette, avete voglia di pizzette? Noi abbiamo qui due cabaret pronti. Ne abbiamo a profusione. Allora, l'unica differenza è che le pizzette del Lidl, come vedete qua, sono solamente al pomodoro, mentre le pizzette dell'MD sono pomodoro e mozzarella. Prezzi, pizzette del Lidl 2,04€. MD 1,97€. Quante sono? 6, 9, 12, pure qua 12. Ok, MD e la Lidl. Mia. E Lidl. Guarda, mettila così. Più o meno, ok. Sì. Andiamo col Andiamo. Taste. Via. Qua sono curiosa, Anch'io. È assurdo quanto MD ha il sapore italiano. Si sente che Lidl non è un supermercato italiano, ha un altro retrogusto, non so come dire, ma è proprio strano. Appunto non nel senso positivo o negativo, no. Nel senso che si nota che è un supermercato che c'è in tutta Europa, no? Sì. Beh, buone tutte e due. Questa volta devo dire che sono rimasta piacevolmente colpita. Anch'io, perché a vederle mi attiravano di più quelle del Lidl, perché hanno questo pomodoro molto rosso, no? Invece queste mi sembravano un po' strane. E invece, forse di sapore preferisco quelle di MD. Anch'io. Questo qua mi piace molto il pomodoro, che comunque è ben condito, cioè saporito. È buono che questo qui dell'MD alla fine ha quella nota in più che ha la mozzarella. Mm. E poi si sente l'origano, le erbette. Mm. Anche l'impasto non è male. Se dovessi scegliere scelgo MD. Vero? Mm-mm. Siamo finite in parità. Però ragazzi, noi abbiamo pensato, se finiamo in parità... A questo punto, per decretare il vincitore, dobbiamo contare i punti. Qua darei due voti belli alti, perché mi sono piaciute tutte. Sì, perché ovviamente sempre tenendo in considerazione che è un discount, che è un prodotto economico, anche che ti danno il vassoio. È carino comunque. Comunque è carino perché... Per comunque quanto? 2€. 2€. Veramente sì. Ci sta. Devo dire, c'erano anche altri salatini, col Wurstel, con... Gli spinaci con... Col tonno, sì. Vabbè, i soliti che, esatto. Che vendono. Allora, io sai che forse a MD darei un bel 9. No, ma mi sono piaciute proprio. Vero? Sì. Proprio buona, sì. Bella saporita, gustosa. Sì. E anche il Lidl se l'è cavata secondo molto me 8. Bene. Sì. Non sotto all'8. No, no. Ok, allora adesso ricapitoliamo i punti, vediamo e se ci ricordiamo bene. Vediamo un attimo chi è il vincitore di oggi. Sono curiosissima perché fosse MD si ribalta la situazione. Però secondo me no. Non me lo aspetto. Anche quindi, secondo me. È vero. Per i voti no.
Ok ragazzi, abbiamo fatto i calcoli del caso che ci servivano e abbiamo concluso che il Lidl ha totalizzato 29,5 punti mentre l'MD 27,5 punti. Direi che se la sono un po' combattuta alla fine, sì, anche se dai primi due assaggi sembrava proprio che l'MD sprofondasse in un baratro senza fine. E invece un po' risalito. Sì. Allora, quindi insomma, magari ci sono dei prodotti che non sono così tremendi. Mm-hmm. E lo volevo dire all'inizio, ma mi sono dimenticata. Andateci a seguire sul nostro canale di vlog. Ve lo lasciamo qui in descrizione perché abbiamo un altro canale qui su YouTube dove facciamo vedere la nostra vita quotidiana. Bene, ci vediamo alla prossima con un nuovo video assaggi. Ciao!